Siamo ad Agrigento, nelle terre del pensatore dell'origine Empedocle di Agrigento, autore di un poema per Ifuseos sulla natura, nel quale, come sempre avviene nei testi dei cosiddetti, impropriamente detti, presocratici, la natura, physis, allude non tanto alla natura in senso moderno come biologia del mondo naturale, quanto piuttosto in senso ontologico alla natura del tutto. È un poema ontologico sulla totalità dell'essente. Empedocle, come sempre avviene nei cosiddetti pensatori dell'origine, parla a un tempo della natura delle cose e della natura della polis, intrecciando in maniera indissolubile l'elemento sociopolitico con quello ontologico relativo all'essere. Empedocle viene solitamente definito un pluralista e messo accanto ad altri pluralisti come Anassagora di Clazomene e a Democrito di Abdera. Questi autori cosa hanno in comune? Hanno il fatto che reagiscono alla dottrina parmenidea dell'essere perché sperimentano il divenire. Come sappiamo in Parmenide il divenire è annullato mediante l'essere che è e non può non essere. Questi autori partono invece dal piano empirico, nel quale è evidente la dimensione del divenire che Parmenide aveva in qualche misura espunto dalla sua trattazione filosofica. Come spiegare il divenire e insieme tenere ferme le acquisizioni parmenidee sull'essere? I cosiddetti pluralisti riescono a coniugare queste due dimensioni mantenendo la dimensione del divenire e integrandola con quella dell'essere, perché i principi primi, l'archè, il principio delle cose, è qualcosa che non diviene, è eterno, e tuttavia dà luogo a processi di disgregazione e aggregazione, di corruzione e di aggregazione, i quali danno luogo al divenire. Dunque, i principi sono eterni, come insegna Parmenide, e tuttavia nel loro combinarsi sta, la pluralità, e il divenire. Ecco allora che abbiamo i principi plurali ed eterni in Democrito, gli atomi, in Anassagora, le omeomerie, e in Empedocle, i rizomata, le radici, che sono i principi fermissimi, a cui Empedocle e gli altri pluralisti attribuiscono le caratteristiche proprie dell'essere di Parmenide, eterno, che non diviene, che sempre è. E poi nel rapporto mutevole di questi enti eterni, che sono in qualche modo la pluralizzazione dell'essere uno e indivenibile di Parmenide, nel rapporto fra questi principi plurali si danno i processi divenienti di aggregazione e disgregazione. Ora, come ricordavo poc'anzi, e mi limito qui ad accennare temi che meriterebbero ben altra trattazione, il discorso di Empedocle, come quello peraltro di tutti i pensatori dell'origine, è un discorso a un tempo politico e ontologico, perché i principi primi e i loro rapporti sono i principi della natura di tutte le cose, quindi anche della vita sociopolitica. Lo stesso può dirsi anche tranquillamente per Parmenide, il cui poema sulla natura parla della realtà più astratta e generale, l'essere, to on, e insieme parla della realtà più concreta, la vita politica di Elea. Ecco, anche in Empedocle abbiamo un intreccio a geometrie variabili fra elemento sociopolitico ed elemento ontologico, sicché quando Empedocle parla delle radici, e dei processi del divenire, di corruzione, di aggregazione, sta parlando a un tempo anche della politica di Elea. Ecco allora che, come ci raccontano varie testimonianze, Empedocle, che pure ebbe, una sorta di, esistenza sciamanica quasi aristocratica nei modi, parteggiò per la parte politica della sua città di Agrigento e addirittura contribuì attivamente al moto rivoluzionario che rovesciò l'oligarchia ad Agrigento e instaurò la democrazia. Ecco, i principi che si aggregano e si disgregano dando luogo ai composti che sono oggetti di nostre esperienze empiriche che vediamo sono per Empedocle retti da un moto pendolare di aggregazione, di disgregazione che avviene mosso da una causa, o meglio da due principi causali che sono l'amore e l'odio. Quando prevale l'amore si danno gli aggregati e quindi si crea, potremmo dire, l'aggregazione della realtà, quando prevale l'odio invece si danno i movimenti di disgregazione che portano alla
corruzione degli aggregati. Ora è del tutto evidente che questi principi sono a un tempo ontologici e politici, questo si spiega anche in ragione del fatto che in Parmenide il prevalere dell'elemento dell'amore dà luogo al composto democratico come unione delle parti, come composizione delle parti, e quando invece prevale l'elemento dell'odio si dà la dissoluzione dell'elemento democratico e prevale l'egoismo individuale, la potenza dell'individuo rapace e si hanno le oligarchie o le dittature. Empedocle quindi interpreta la vita della sua città, della sua polis, secondo questa chiave di aggregazione e di disgregazione. E dunque tutta la vita politica è retta da questa dinamica duale di odio e amore, un movimento che dà luogo appunto ai composti e alla loro disgregazione. Come sempre avviene nei presocratici, dunque, la chiave di lettura procede dal microcosmo della polis fino al macrocosmo delle realtà ultime, i cui principi sono i medesimi. Le radici, che indicano stabilità, solidità, qualcosa di che resta, che permane, che è eterno, e poi i movimenti di aggregazione e disgregazione retti dal moto pendolare di amore e odio.